Ciao a tutti e benvenuti su Global Scream. Io sono NaratoX, mentre questo è molto probabilmente l'ultimo episodio di FNAF World. Questo dovrebbe essere il boss finale, anche se so che ci sono anche diversi finali su FNAF World. Soltanto che questo diciamo che sarebbe una sorta di finale principale, diciamo quello che secondo la storia si potrebbe dire. Io comunque vada, conosco anche un altro paio di finali che se riuscirò a fare questo qua facilmente, ma non credo perché da quel che so questo boss è molto potente. Quindi ci posso scommettere quanto vi pare che alla prima botta non lo batterò, anche se ci proverò adesso. Comunque vada, se ci riuscirò molto probabilmente farò un altro finale così giusto per farlo. E poi vedremo. Comunque vada ragazzi, attacchiamo il boss, che molto probabilmente perderò perché già lo so, ma vabbè. Cupcake, sì, cominciamo col cupcake, ovviamente, ma sono stupido. I-beam, facciamo con l'I-beam, bite 2 springlocks. Già vedo che toglie tantissimo ragazzi, anche se pure noi togliamo 1020, cioè con noi non si scherza, però vabbè. Qui usiamo i... addio Springtrap, è stato bello conoscerti. 9999, ma cosa? Ok ragazzi, mi sa che non ha senso continuare questa partita. Sapete cosa c'è? Credo che... ci manca qualcosa. Io sinceramente provo ad expare qua un po'. Da quel che ne so, mi avete detto che se faccio run ci sta una probabilità più alta di incontrare gli altri animatronic. Quindi vedo, magari trovo qualche altro animatronic, scambio con questa squadra, perché ho visto che purtroppo non è che sono talmente forti questi qua. Cioè sì, l'unico che mi potrebbe tornare utile per ora sarebbe l'endoscheletro. Comunque vada, ecco qua, qua abbiamo il boss che, da quel che ho capito ragazzi, questo qua si respawna ogni volta che restartiamo il gioco. Quindi diciamo che è utile come cosa nonostante tutto. Allora, il mio wall, perché ci serve un pochetto di vita, anche se l'abbiamo ucciso, nonostante il fatto che mi abbia shottato Cica perché aveva voglia di shottarmela, non lo so. Vabbè, Springlocks e dovrebbe essere morto senza ulteriori problemi. Ed ora ragazzi, stavo dicendo, sì, mi avete detto che se scappo avrei una probabilità di incontrare dei challenger più alta, e se trovo dei boss a caso, anche se non credo che qua troverò dei boss. Quindi adesso mi metterò così a gironzolare, faccio così avanti e indietro, magari prima o poi incontrerò qualcuno e scappo tutto il tempo. Vedo se magari in effetti è vera questa cosa, che se scappiamo abbiamo più probabilità di incontrare i nemici. Però, cioè, mi piacerebbe anche scappare, perché a quanto pare per ora mi stanno shottando. Dai, per favore, fai qualcosa. Scappa? No, non mi offendo se scappi, ti giuro. Cioè, ragazzi, qua finisce che li ammazzo così. Non sto scherzando. Ah, buonanotte, finalmente, Allora, vai. Mi sa che sinceramente faccio più veloce ad ammazzarli normalmente che scappare. Tanto non credo che faccia tanta differenza. Io sinceramente provo a scappare per l'ultima volta e vedo. Se non ce la faccio farò un'altra cosa, perché sono a conoscenza di un altro bug. Ovvero, sì, di un altro bug, di un altro finale. Ovvero quello della quarta dimensione. Però, giusto per farlo ragazzi, perché tanto visto che già lo so, perché nonostante tutto, alla fine, non, cioè, a forza di spoiler, alla fine l'ho scoperto, cioè, lo sapete, alla fine si sa certe cose se giochi tanto ad un gioco e la gente, e soprattutto se fai lo youtuber, che la gente ti commenta sotto i video e ti scrive le cose, che ogni tanto, sì, grazie che mi scrivete dei consigli, ma ogni tanto, cioè, gli spoiler ve li potete anche risparmiare, ma vabbè ragazzi, in poche parole conosco dei finali, so conosco come fargli quei finali. Devo stare attento a non toccare questo verde, perché se no mi porta nell'altra dimensione. Vedo se riuscirò a trovare magari qualche challenger. Vabbè, non trovo nessun nemico, non trovo nessun challenger. Quindi sinceramente vado nella seconda dimensione, sì, nella quarta dimensione, e vi faccio vedere in poche parole il primo finale, cioè il primo, uno dei finali. Ovvero ragazzi, questo qui, cioè Pizza Wheel prima di tutto, perché li voglio ammazzare a questi. Però ammazzali, cioè, non mi offendo se li ammazzi. Grazie mille. Ed ora ragazzi, in che cosa consiste? Non ve lo dico, lo vedrete da soli. Perché? Perché si dovrebbe andare qua, in poche parole, qua, nella mappa con la droga. Perché ovviamente qua il tizio si droga. Bisogna andare qua giù nel coso qua con Rip. Uccidere questo boss. Allora, cerchiamo di fare velocemente. Birdie. Pizza Wheel Unscrew I-beam. Ok, Springlocks. E qua facciamo Endo Army. Perfetto, adesso facciamo il cupcake. No, mi ha stordito. Cupcake, perfetto, cambia. Metti a questi, perfetto.
Adesso qua cercherò di usare mosse che facciano tanto danno. Cupcake per recuperarci un pochetto la vita. Neon Wall. E dopo mi faccio anche la Speed Song. Se ce la faccio, se non mi finisce il Neon Wall. Ma credo che mi finirà, quindi sti cavoli, facciamo Toxic Bite, ammazziamolo proprio al volo. Endo Army e finisci da qua, per favore. Grazie mille. Allora, vediamo se riusciremo ad arrivare in questa quarta dimensione, oppure se dovremmo starci fino a domani. Vabbè, almeno ci danno tanta esperienza, dai, non è male. Quindi andiamo adesso qui a destra. E da qui ci dovrebbe essere ok, si passava per di qua. Ok, me lo ricordo. Qui ci sta la canzoncina creepy. Però vabbè, e qui ci sta il glitch. Allora ragazzi, da qui bisognerebbe andare a cercare i glitch, no? Però per farlo si può passare, non mi ricordo. Adesso non so bene come ci si arrivi, perché l'altra volta ci ho provato, ma non me lo ricordavo tanto bene. Però di sicuro era qua e qua a destra, perché questa sarebbe la strada che ho scelto l'altra volta. E come vedete qui ci sta l'altro glitch. Però per arrivarci non saprei come fare, non ho neanche salvato la partita. Benissimo. Vedo, me ne vado qui a destra e da qui non saprei. Adesso ragazzi faccio perfettamente a caso, perché so soltanto che se arriviamo nella quarta mappa, nella quarta dimensione, ci dà uno dei finali. Ma adesso come faccio ad arrivare nella quarta dimensione? Non è che posso passare qui attraverso i muri? Qua il muro non si può passare. Qua neanche. Cioè io ragazzi in questo momento sto cercando di passare attraverso tutti quanti i muri, perché ho visto che, cioè, ci sono le... Eccolo qua! Si può passare, perfetto! Ho trovato il primo muro invisibile e probabilmente qui ci sarà il finale, ovvero il primo finale di questa serie. Come vedete si sono spente tutte quante le musiche e adesso io pensavo magari non è che si può passare qui attraverso qualche muro o qualcosa del genere, perché non credo che nessuno ci abbia provato a passare attraverso i muri. Quindi vedo, no, qua non si può, qua neanche si può. Vediamo magari qua su, no, ma non credo. Vabbè, credo che il finale è così e basta, perché niente, non si può fare niente, perché come vedete non ci sta un'uscita. Ma vabbè ragazzi, questo sembra una sottospecie di Bonnie. Andiamo a parlarci e vediamo che cosa ci dice. Mi dispiace dirtelo, però sei andato troppo lontano nel codice. Qui non c'è via di uscita. Infatti, come avevo detto prima, me ne sono accorto abbastanza velocemente. Next, il mio nome è il vecchio uomo delle conseguenze. Vieni, siediti, peschiamo per un po'. Non hai nessun posto dove andare. E questa in pratica sarebbe la fine. Io mi posso ancora muovere, però è finito il gioco. Ehi. Ho capito, ma adesso cosa... ma... come faccio ad uscire? Yay, riavviamo il gioco. Allora ragazzi, quindi il primo finale l'abbiamo sbloccato, ovvero questo qui. Adesso andiamo a fare... cioè, almeno cercherò di trovare magari qualche altro animatronic, perché così ci ha letteralmente stuprati il boss principale. Quindi ragazzi, io stavo pensando, vediamo se riusciremo magari a trovare qualche challenge. Cosa? Come mai è così forte questa volta? Ma perché fa tutto questo danno? Cambia! Balloons Poppers, che ne so. No, ma Poppers non fanno niente. Mi avete detto che è dopo un'ora che si attivano. Allora, Armor Song, perché sennò ci shotta questo. Cupcake, veloce! Poppers, Balloons. Perfetto, Toxic Bite e muori brutto schifoso, per favore. Dai! Cupcake avevo detto, bastardo! Endo Army. Ok, e dovrebbe essere ucciso. Non capisco perché mi è apparso così a caso, sinceramente. Perché? Allora, Fazbear Tokens, 1500... no, sì, Exp Earned. 1500, mentre Fazbear Tokens non prendiamo niente. Ci siamo ritrovati qua. Adesso qualcuno mi spiega perché ci siamo ritrovati qua? A meno che sarà stato l'autosalvataggio o qualcosa del genere, non saprei. Sapete cosa faccio ragazzi? Io faccio qua e cercherò di trovare qualche altro animatronic. Perché ragazzi, sono a conoscenza del fatto che ci sta un animatronic capace di rianimare gli altri animatronic. Quindi ragazzi, vediamo di fare questo qua, Speed Song Endo Army. Vediamo di trovare quell'altro animatronic, non so qual è. Però so che ci sta un animatronic capace di farlo. Quindi vediamo, facciamo proprio questa cosa al volo. E vediamo di ammazzare questo. No, non sei ancora morto? Cioè mi stai dicendo che non sei ancora morto? Dai, per favore, qualche challenger. Dai che non ne trovo nessuno da un anno. Dai. Gioco, non mi deludere. Niente, l'unica cosa che facciamo è prendere la droga, a quanto pare, fino ad ora.
Cosa? Subito? Neanche così, va bene, proprio ciao, bella, addio. Sapete che cosa stavo pensando? Sinceramente, adesso mi è venuta questa cosa perché mi avete detto di fare una cosa. Ovvero, nella prima mappa, se non sbaglio, ci stava un uccello. Un uccello che ci buggava il gioco, mi avete detto. Quindi, non trovo nessuno! Stavo pensando adesso, me ne vado nella prima mappa. E lì, praticamente vado a fare questa cosa. Anzi no ragazzi, sinceramente ci ho ripensato la cosa con i bug. Perché teoricamente sì, da quel che ho capito quello è un bug. Ma ovviamente i bug, la maggior parte dei bug sono voluti. Però credo che quel bug sia quel che intendeva Freddy. Ovvero che puoi sfruttare dei glitch per andare a prendere delle casse che normalmente non si potrebbero andare a prendere. Quindi ragazzi, io sinceramente per ora questa cosa ho deciso di fare una cosa, ovvero farò un altro episodio, ma il prossimo episodio sarà proprio una cosa, diciamo, sarà più corta di questi qua. Anche se non so se questo episodio lo farò lungo o corto, perché sinceramente l'unica cosa che sto facendo in questo episodio sarebbe andare avanti, indietro e scappare. Io nel prossimo episodio, sapete cosa faccio? Vi farò un tutorial, ovvero di come fare delle sottospecie di cheat e dei bug che ci stanno in questo gioco. Allora, adesso, qua non c'è niente. Qua ci stanno soltanto dei Freddy rossi. Io direi di scappare, perché se no questi Freddy rossi saranno molto antipatici. Perfetto. Adesso me ne vado qua e qua non ci sta niente, quindi me ne vado a destra. Qui da destra non ci sta neanche niente, quindi me ne vado giù. 2 hours later. Alleluia, un nuovo challenger. Madonna, l'ho shottato, neanche ho cominciato. Va bene, non mi offendo. Adesso controllo al volo questo qua che cosa fa. Quindi sostituiamo Bonnie con Bonnie. Phantom, Phantom Bonnie con Bonnie. Però vabbè, cerchiamo adesso un nemico a caso per vedere che cosa fa e che cosa fanno le sue mosse. E dopodiché oh, soldi gratis? Così a caso? Va bene, non lo so, si spawnano soldi a caso. Va bene, io non mi offendo. Così va, ok. Comunque vado ragazzi, adesso cerchiamo qualche nemico, vediamo che cosa fanno le sue mosse e se sono quelle che servono a me. Auto resurrect party members, perfetto, che botta di culo. Allora quindi gift boxes, spring locks, ammazziamo questo qui, andiamo nella sesta mappa e cerchiamo di ammazzare quello schifoso finalmente. Party favors, neanche serviva perché abbiamo ammazzato tutti quanti, perfetto. Ragazzi, adesso, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare questa cosa, ovvero basta con le droghe magari, ok. Andiamo qua finalmente con il gufo. Sì, è un gufo, è un uccello, cioè, è un uccello e basta. Salviamo la partita, quindi andiamo contro il gufo. E ora bisogna essere abbastanza veloci. E credo che è una cosa che vada abbastanza di fortuna, perché Endo Army Neon Wall. Ok, abbiamo fatto col Neon Wall, così i suoi attacchi non ci dovrebbero ammazzare. Birthday. No, ma perché ho fatto... Vabbè, sti cavoli. Facciamo sempre big gift boxes e spammiamo soltanto quelli. E spring locks. La tecnica praticamente sarebbe questa, ovvero spammare una volta gift boxes e una volta coso qua, Neon Wall. Quindi vai con Neon Wall, per favore. Springlocks! Springlocks! Ah, qualcosa, per favore! Resuscita la gente! Che culo, l'unico che doveva essere vivo è vivo. Perfetto. Neon Wall! Neon Wall, bastardo! Bastardo, Neon Wall! Neon Wall, ok. Perfetto, mi sono salvato proprio al volo così. Bene, gift boxes, risuscitiamoci Chica. Anche se mi sono appena accorto che Chica non serve a nulla, quindi mi faccio qualcosa che dia attacco. Mentre per la prossima volta spammerò soltanto fuck, 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 fuck. Alarm, alarm, springlocks. No, sono morto. È vivo, ok, è vivo. Gift boxes, perfetto. E vai con Neon Wall, per favore. No, no, switch, switch. Accidi quelli, sti cavoli di questi idioti. Ok, gift boxes, resuscita questi. Mentre io qua faccio spring locks e faccio Neon Wall. Neon Wall, che culo. Ok, gift boxes, perfetto. Spring locks, l'unica cosa che fa danno adesso è spring locks, quindi vabbè. Adesso spammo soltanto Neon Wall e farò soltanto questa cosa qua, perché in pratica l'unico che sta facendo danni in questo momento sarebbe Springtrap. Allora, Endo Army Neon Wall. E dopodiché facciamo qui gift boxes, perché sì, perché ci serve. Qua facciamo Birthday, ci serve sempre più attacco, quindi non so, anche se non so se ci dà qualche bonus, però io lo uso ugualmente. Adesso, ragazzi, Neon Wall, sempre Neon Wall, perché sennò questo qua ci ammazza male. Uso Waterhouse anche se non fa danno. Gift boxes. Qua vai col Neon Wall, per favore, bastardo.
Beer Day. Gift boxes. Ok, Neon Wall. Ok, benissimo ragazzi, ce la faremo senza problemi. Springlocks. E adesso Cupcake, Beer Day. Beer Day, Beer Day, Beer Day, Beer Day. Gift boxes. E infine, dai, dai, madonna, non ci mettere un anno, per favore. No, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato. Switch, 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 per favore. Non ci voglio credere, no. Uccidilo, uccidilo. Waterhouse, Waterhouse, per favore, no, no. Che culo. Ragazzi, l'ho vista malissimo. Oddio. Che botta di culo. Abbiamo ucciso il boss finale. Adesso facciamo un su save e andiamo qua. Vediamo che cosa ci sta dentro questa capanna. La posso chiamare capanna? Non lo so che cavolo è questa cosa. Vabbè, congratulazioni. Vai avanti. Hai battuto un mostro immaginario in un gioco immaginario senza alcun rischio e senza trovare niente di interessante. Grazie. Scusa, cioè non per dire niente. Nella più facile delle possibili difficoltà. Mi sembra che mi sta insultando il creatore di questo gioco, ovvero Scott. Comunque vada, ottimo lavoro. Sono ancora in controllo di te e ti dico che sei finito qua. Hai fatto una creazione veramente forte. Però per quanto riguarda me, io rimango fuori dalla tua portata. Però credo nel fatto che un modo più generico è... Ma che cavolo sta dicendo, ragazzi? Vi giuro, non so come tradurre questa frase, quindi fate finta che l'ho tradotta. Boh, grazie per aver giocato. Fine. Cioè, è veramente questa la fine del gioco? Non ci ha spiegato nulla? Perfetto, com'è, cioè, ormai tanto sono abituato, Scott ogni volta fa un finale e spiega una cosa, però aggiunge un altro mistero, anche se in questo finale non ha detto niente, letteralmente. Non lo so, vabbè ragazzi, qui è finito il gioco, non mi dite che devo veramente ricominciare qua la partita. No ragazzi, sinceramente non mi va di riavviare il gioco soltanto per fare un outro. Comunque vada, con questa schermata finiamo questo episodio. Farò ancora un episodio, come avevo già detto, nel quale vi spiegherò magari un paio di bug e di... cheat. E ragazzi, come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, date una zampata sul mi piace. Se volete anche la hard mod, anche se non ne sono proprio del tutto convinto. Cioè, lo posso fare se proprio la volete, ma me lo dovete far vedere che la volete, perché, cioè, ricominciare tutto quanto da capo, sempre le stesse cose, non lo so. Vabbè ragazzi, se volete la hard mod, scrivetemelo. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.